No, i russiani. Russiani contro russiani. E francesi, il male è in persona, quindi mi sa vedremo un esercito di cavalli incredibile. Comunque ragazzi, benvenuti e benvenute. Sto giocando insieme a Flash Gordon, ovvero Matteo, mio amico. Russiani e francesi. Ci aspettiamo un esercito di cavalli non indifferente. Vabbè, vediamo. Matteo, tu come vai? Come inizi? Al tuo solito? Sì, sono curioso di vedere come gioca lui con i russiani. Eh sì, vero. La speranza è che è più scarsa di me. Matteo ha iniziato da poco, ragazzi, quindi, cioè, nel senso, ormai abbiamo fatto un po' di partite, però non ha fatto mai una partita classificata, ha sempre giocato le partite rapide con me o qualcosa da solo, ma poca roba. Però ne abbiamo vinte diverse, anche entusiasmanti, direi, Delle partite ieri sera È bellissime, le vero, partite di ieri sera. Sì. è vero. Molto intense. Quella che abbiamo fatto nel passo francese, tu avevi la tachicardia. Sì, perché ti hanno attaccato continuamente. Allora. Questi rumori provengono dal telefono di Matteo. Non fateci caso. Allora, punterò a fare il secondo centro città, come avete visto nell'ultimo video in cui ho preso gli abbasidi. Quindi farò tanta pietra e legno all'inizio. Eviterò un po' l'oro, dopo essere ovviamente passato alla seconda età. Perché mi sono trovato bene. Vediamo. Aspetta qua. Altai. Mannaggia, che palle. Yeah. 8, 10 e 12, ok. Tu che fai? Con un cavallo punti verso loro per andare a rubare i cervi a loro? Sì, diciamo cervi, pecore. Sì. Più leva, Scusa, le pecore, meglio sì. Infatti che adesso c'è un ruziano, quindi... Ah, sul Potrebbe lato. anche lui dovrebbe sfruttare la caccia. Esatto. Qui sul Quindi... lato sinistro è pieno di cervi. Cioè, è una bella, un bel gruppo proprio gigante. C'è un certo... Sì, è vero, cioè, sì, è vero, tu devi quindi stare attento. Questo chi è? Questo è il... Io sono rosso, quindi occhio. Ah, questo è un francese. Giallo. Quindi francese di fronte a me sta, ok. Vabbè, qua cambia poco in realtà, in 2 secondi si arriva dall'altra parte. Quindi ho spostato quasi tutti la legna, due al cibo e quelli che costruiscono che stavano a loro, che è passata l'età. Vediamo. Io ho paura sempre dei solite torri. C'è poco da fa. Qualche partita fa giocavo da solo, ho affrontato un mongolo e nel giro di 12 minuti mi ha ucciso con tutte torrette attorno. Non c'è stato modo per me di liberarmene. Occhio, Matteo, c'è una città. ovviamente sta facendo la scuola di cavalleria, quindi tutto un programma. Perfetto. Ah, quindi il rosso, il giallo è russo. Ok. Sì, mi sembra. Sì, giallo e rosso. Ah,
allora non ha fatto le carcasse di cervo lì vicino, quindi punta a giocarsela in un altro modo. Vabbè. Allora cavallo, non farti scamare, però vai dietro a lui. E ritorna qua. Sto stolendo con la pietra, me la so giocata veramente male. Vabbè, voi mi fate la casa. Questi li sposto tutti a legname poi, perché devo fare gli alloggiamenti, picchieri, mi aspetto torretti, mi aspetto un attacco massiccio da parte sua. I cavalli. Però magari si scambiano le cose, tipo il francese fa i cavalli ma l'altro fa gli arcieri. Oddio, non lo so. Chissà. Solo morendo lo scopriremo. Esatto. Allora, punto a 400 in modo che possa comunque potenziare almeno due torrette. Dai. Perfetto. Ha fatto la porta d'oro, è il mercato praticamente, il russo, quello che fai sempre tu pure. Che facevo anch'io, in realtà, con i russi. Sì, che Cremino è un po'. Cioè, già da subito. Oddio, no, il cremino l'ho fatto tante volte, che dico. Però vabbè, perché sì, io. Perché ti offre una difesa iniziale. Ero terrorizzato, vabbè. Ero terrorizzato dal nemico. Però, no, mille volte meglio il mercato. Ah, cazzo, sempre mi dimentico una cosa. Allora, uno, due, quattro, qua. La carriola. Ok, incominciano a fare i muri i russi qua. Però, zona sua, fino a quando non invade... No, il cavolo, questo arriva e punterà al centro, già lo so. Quindi mi sa, mi conviene provare a fare qualche torre tattica. Tipo una torre qua. Allora, mannaggia i coglioni, eh? Ja,
siehe da, aber. Erwerbe nur Fleisch. Doch man hier. Come la vedi, Matteo? Non sapevi. Mi aspettavo... Un sbilancio. Mi aspettavo... Un sbilancio proprio. Bravo, mi aspettavo un generico. Dopo male. Dopo le ultime due non mi sbilancio. Esatto. Allora, finché rimane nei suoi confini, a me sta più che bene. Devo andare a vedere anche l'altra parte, però... Che incendiazioni fa? Il fabbro o qualcosa? Non hai fatto la chiesa? Io non ho fatto il fabbro. Il fabbro. Quindi sì. Stai preparando l'esercito? Non... Ma no, no, non ho provato nulla. Perché purtroppo quella strategia lì, facendo in seconda città, va un po' a morire. Perché tutte le risorse le consumo, cioè sono più lento. Consumo 400 di legno per fare una città. E non posso fare quindi le caserme. Però nel frattempo tengo quella perché comunque mi costa davvero pochissimo gli sviluppi. Davvero una cazzata, cioè. Alla lunga potrei pagare cara sta cosa, perché se la partita dovesse durare tanto, la chiesetta poteva fare davvero a caso mio, cioè. Vabbè, mo me la gioco così, vediamo un po'. Non so dove mettere la chiesa, se qua la tiro da me. Mettiamola qua a me, va. In realtà dovrei fare anche adesso la pietra. Vieni. Che devo fare il castello. No, non ci voleva. Francese. Non ci voleva, non ci voleva. Mi frega le reliquie questo. Allora. Aspetta, non tutti. Può essere rischioso. Voi quattro mi dovete fare per forza di cose. Le torrette qua. Queste due reliquie qua non le devo perdere. Non le devo perdere. Ma secondo me è già murato quello lì. Tra poco partirà la musica. Ancora niente? Non ci credo. Allora aspetta. Facciamo una cosa più antisgamo. Così. Certo, possono passare sempre qua in mezzo. Ok, allora. Passiamo d'età pure l'esti. Bravi, Ich bin bereit. Also bald. Ja, ja. Die heiße Quimmer. Ich gewerke bereit. Prete, dove stai andando adesso? Lo sapevo. Vieni qua, vieni qua. Tranquillo, prete, aprirò la strada per te. Mannaggia, perché mi fai il giro largo? Dai, che ci sta la strada. Porta sta reliquia lontana, veloce. Vai, 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 vai. Gut gefertigt. Schönes Bilde.
Ma sono due francesi. No, due francesi. Due avversari comunque calmi per ora. Troppo tranquilli. Troppo tranquilli. Comincio a avere paura. Niente, ho finito tutto. Andate a fare il cibo qua. Che specie sei? Com'è? Inglese? Sacro Romano Impero? Sacro Romano Impero, sì, sì. E lì mi stanno proprio. Io devo andare a fregare questa davanti a lui. Oh, ma quanto ci mette a riportare queste due reliquie? Madonna, sti preti quando sono lenti, dai. Devo andare a rubare questa. Ma tu ce ne hai già due? Io ne ho prese due, sì. Tu quante ne hai, Matteo? Portata massima, quando ce ne hai? Due. Due, ma la mettevo nella chiesa. Però tu quante ne hai? Ah, una sola. Allora, prendi tu, prendi. Sì, sì, prendila, prendila. Ok. Io l'avrei messa semplicemente nella chiesa normale. Allora, tu prete, allora vieni a aiutare questi che fanno loro. Dai. Invece tu mi aiuti quelli la legna. È mia. Il russo la veniva a prendere. Ah, il russo. Matteo, vedi il russo, eccoci. È andata bene. Oh, non ci sta più. Ah, ti sta attaccando il commerciante giù. No. Chi è? No. Ah. Io voglio mettere il muro di pietra a questo. Sarebbe consono opportuno. Vai. Poi però devo mura meglio tutte le parti. Il mercato nostro fa bisogno. Allora, Buge fertiget. Schönes Bilde. Ein schöne. Mercato. Allora, sì, 5 persone ferme, dovete andare a fare la pietra qua giù, ho detto. Allora. No, non posso. Cazzo. Dai, fate pietra, dai, altrimenti non posso far passare i carretti a te e a me. No, stavolta mi tocca. Mi ha rotto di collo. Possiamo aspettare. Io sto a passare la quarta età. Questa è la classica cosa che mi mette ansia. Ecco va. È sempre quello che attacca il carretto. Caga cazzo. Si passa anche sopra. Ein Bau zum errichten.
Rostel. Was hast du mir sicher, es wird gut gebaut. Ja, bitte. Gebe auf, dein Wunsch ist mein Befehl. Ich liebe im Wald zu arbeiten. Mich gelistet das. Nächste Aufgabe. Allora, c'è un po' di confusione. Esatto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il cavallo suo è stato spaccato male, quello che rompeva le scatole ai nostri carovanieri. La mia torretta sua l'ha distrutto. Però adesso sa che io sto facendo l'oro lì dentro. Molto pericoloso. Ah, mi sta murando lì. Mi ci sta murando pure. Va bene. Non va bene. Allora, andate a fare la pietra. No, è inutile. Oh, tu hai costruito... Sì, in genere sei tu che metti i luoghi sacri vicini. Di legno, dai. Gute Arbeit. Schöner Bau. Ne ho 500. No, grazie. Vabbè, ma tranquillo, cioè. Servirà pure a te. La legna la faccio. Sì, vabbè, sì. Tu con... tu effettivamente non dovresti avere problemi in quello. Mi sposca la mano. Allora. Azzo. Come approcciarmi? Ah, ok. Approccerò. È una sfida tra spingarde qua. Va bene. Ah, sta prendendo le spingarde? No, la spingarda del castello, la torre che spara la spingarda. Ah. Contro la mia torre del castello, sempre. Cioè. E più mi stanno attaccando in qualche parte, attenzione. Ah, due arieti. Ok. Vogliono prendere il centro, secondo me. Cavolo il cibo. Ah, ammazza quante spinghe, quanti arieti che ha fatto. Orca troia. Morire così no, eh. Così non me lo permetto. Mi distruggono il fabbro, quello è sicuro. Però c'ho la riparazione automatica che potrebbe aiutare. Ho visto pure un po' di cavalli, Sì, sì, molti cavalli. Grande Matteo. Porca troia, quanti ne sono. Dove sta finendo? Tutti morti le mie...
Sì, vabbè. un errore di valutazione ho fatto. Cioè non ho praticamente cibo. Mamma mia, che figuracci. Male tu. Io praticamente sto soltanto subendo. Sì, ma ce la fa a morire quel cavallo? È incredibile! Su! Ma fammi capire perché il mio castello non è... Ah, non è stato costruito perché ce l'hai messo tu. Ok. Ah, ma no, tranquillo, tranquillo, anzi, grazie. Ho finito pure l'oro qua giù. Ma se non era per te qua era morto da un pezzo. Io mi ha decimato a me tutto. Perché no, io ho puntato la quarta età e capito, sono rimasto indietro come un fesso. Mi ha distrutto il fabbro. Allora, però ho tanta legna, allora quindi. Devo approfittare di questo. Sono tutti fermi, stanno. Ma a te ti hanno attaccato, no? No. Ok. Fortunatamente. Vabbè, sono concentrati tutti su di te. Sì. Hanno fatto... È stato un bel attacco, sì. Questo è stato davvero un bel attacco. Allora, io ho parecchio oro, però. Cioè, mi durerà poco questo oro. Però, infatti. Allora, dai, dai, fatemi ste caserme. Veloce a creare, dai. Arrivano, mi sa. Oh. Ah, sì, mi stanno a distruggere. Ah, da qua. Mamma mia, se si è avvicinato. Questo va, questi vanno a prendere il luogo sacro. Io ne sono abbastanza convinto. E poi ci ammazzano i carretti. Quindi i miei carretti adesso io li porto. Dal tuo. Dove sta il tuo mercato?
Qua. Lo segnalo, Sì. Allora, adesso che mi attacca... Mi riattaccano. Io non ce l'ho, mi do assedio come al solito. Arrivo. Dove ti attaccano? Da su, da dove prima ti ho segnalato, capito? Da sud. Io c'ho dei mangani. Qua mi servirebbe le colubrine o le spingarde. Solito, però. Ah, io non c'ho le case, ecco perché non creo più. Va bene. Ma ha distrutto tutto. Perché mi... Mannaggia la puttana, pure a me si è fermato. Prova a fare le case qua. Le risorse adesso tra poco per me finiranno. Io non c'ho il cenno città, dai, su, devo ricostruire per forza. Io perennemente la gente ferma. Io anche se i carretti gli ho detto di andare verso il sottomercato, continuo ad andare di là, quindi a mano mi devo spostare. Ci stanno murando. Sì, di sì. Cavalleria a palla, eccola qua. Va. Bene. Oh, tanta, sì. Russo. Il russo mi è rimasto un bagnino con la produzione. Per riparare sto genocità mi sto consumando tutti i legni. Dai, su. Il russo sta a fare un po' di arieti e fanderia. Ok. Allora, cibo, cibo, cibo. Eccolo, mi sa. No, è sempre là, sempre là. Niente. Continuano ad attaccare sempre da quella parte. È andato mo' all'imperiale quello. No, che se... No, se è finito l'oro. Madonna. Ah, tu c'hai un bel po' di giacimenti. Posso venire a fare quello dietro a te? Certo. Ok. Meno male tu, Matteo. Qua. Se siamo vivi, merito tuo. Io c'ho tutto esposto. Io c'ho tutto esposto. Sto facendo rieti a palla. Mi sa che non ce la faranno mai questa a costruire il castello lì. È un azzardo. Allora. Cazzo, fatemi sto cazzo di fare. Höret alles zu, befehlt hier kommen. Ein Bau zum Errichten. Adesso vediamo cosa c'è di fronte a me. Nell'ombra. Vedo un cazzo. Il fabbro mio rotto, solo quello vedo. Ah, ecco, dovrei fare un fabbro normale. Tu pensa come sono ridotto. Was bedeutet das? Alles geordnet und in alles ist in Ordnung. Rüstzeuge, merken Gehäuse, Mann. Horch ist auf Gehäuse. Gehäuse für die Lande und die Gehäuse. Siehe Name. Ah.
E loro in teoria potrebbero prendere... Sì, tutti i luoghi sacri. Per me tra poco lo fanno. Io, bene o male, l'esercito... Sì, anch'io, bene o male, ce l'ho. Io vorrei avere più armi d'assedio, però... tu ne hai. Tu però non hai trabucchi, cioè quella sfondamento non abbiamo. Io ho due bombarde tra poco. Sì, mo li faccio. Ok. Quando le hai fatte, secondo me, ci conviene attaccare se non lo fanno prima loro, sai? Manda l'esploratore. Vabbè, avevamo visto un botto di cavalli. E loro stavano a fare arieti comunque. E fanteria pesante a terra. Sì. Questi potrebbero fare gli spacconi a passarci da dietro. Aspetta. Adesso devo consumare il mio amato oro. Compro la pietra, dai. Voi andate a mettere un po' un muro qua. Non mi fido per niente. Qua stanno murando. Dai. Andate per favore. Che è successo? Ah, beh, che è il tuo esploratore, ok. Allora, stanno murando perché sicuramente vogliono fare una vittoria sacra. Guarda questo gatto del cazzo. Che è successo? Ha aperto la porta. Ah, ok. Dopo boccano un sacco di zanzare. Vabbè, cavalli a palla. Di quello che so. Ok. Io metto in creazione diversi picchieri. Allora, dai, io potrei andare tra poco. Dove attacchiamo la... Va dritto per dritto. Cioè non qui. Cavalli, non qui. Cavalli ce l'ha qua sulla... Sul nuovo sacro, io qua. Direi di andare lì proprio. Poi ci piazza un castello, magari. Sì, io non ce l'ho la pietra, però, Io la sto facendo adesso, la sono andato a farla. Allora, quanto ci sei, io vado con i miei. Oddio, forse è meglio il trabucco, però. Posso sempre avere le mie bombe. Eh sì, io parto a. Che vai, vai. Il muro. Sì, sì, il muro. Chi è che sono fermati? Quelli a loro, va bene. Non ce la fanno, eh? Sono deficienti i trabucchi come al solito. Oh cazzo. Fanno su e giù fanno i cavalli. Vabbè. Dove andate? Ah, vabbè.
Allora, direi che è andata molto bene. Mi ha sfondato solo il castello a me, per ora. Qua mi aspetto i castelli loro. Mo vediamo. Vediamo, però secondo me no. Ma dove sono andati quelli che devono mettere il muro qua? Dove cazzo? Non lo so. Vabbè, non si capisce. Allora, io avanzo. Aspetta che la galleria sua ancora è pronta. Ci sta? Sì, ancora ci sta un po' di galleria loro. Vabbè, comunque. Sì, intanto io continuo a sviluppare esercito da far venire qui. Bravo, che fai quello. Cioè io non sto capendo. Perché non fate il muro? Come l'hanno ammazzati? Dai, non ci credo io che succede questo. Dai, su, come fai a non vederlo? Prete, devi rimanere a prendere il luogo. Ah, bravo, bravo. Allora, questi qua sinceramente li tengo qua dietro, perché non si sa mai. Allora, vediamo un po'. Cosa mi ha eliminato? O magari sono io che ho cambiato strada. Bene. Bravo Matte. Anzi, davvero non ci voglio andare. Questi per me fanno i mangani adesso, perché ha visto che c'abbiamo un sacco di fanteria. Allora, io direi di continuare proprio da qua. Che dici? Com'è? Continuare. Io un attimo gli sfondo. Sì, sì, vabbè, no. Qua. Sì, vabbè. Fai quella cosa lì. Poi dimmi tu, io. Io ci sto bene o male. Io voglio andare a sfondare dritto per dritto. Quando c'hanno le case. Va bene. Ok. Va bene. Allora procedo intanto. Perché questi hanno rifare l'esercito, secondo me ce l'hanno imponente adesso. Attaccano. Ah, eccole, vai, mangani. Occhio, okay. È davanti a noi. Allora. Dovrei avere spingarde, non arrivo. Ah, di lato. Stanno attaccando dietro. Immaginavo. Ah, a tutti i lati, grande attacco da parte loro. Bellissimo. Ah. Bellissimo. Cazzo stanno le mani. I miei soldati non hanno seguito praticamente nulla. Ma che dire? Vabbè, stanno però su questo. Perché c'avevo il prete che infondeva loro forza. È tipo la loro, la tua benedizione, capito? Mi sono dimenticato il prete io. Ah,
Anzi, devo fare di più di prete. Andate voi, bastardelli. Questo già ha finito la pietra, ammazza. Allora. Abbiamo preso il luogo sacro? Sì, sì. Ok. Allora. Mazza, quanti rabbucchi c'hai. Allora, stanno a rifare... No, ne... Stanno a fare un sacco di torrette, il bastardo. Purtroppo ho finito gli spazi per mettere altro, quindi devo procedere con questo. Bello come li disponi tu. Sì, fa un po' di difesa. Sì, sì. Ma c'è la colombrina, ti sta sì, un po' sì, lo so, l'ho fatto apposta perché voglio beccare tra buco. Ecco, adesso arrivano. La colombrina verrà. Ok, 8 cavalli di lato che arrivano. Ritirati? Sì. Uno sì. A posto. A te. È andata bene. Hai fatto un battitone. No, sul è serio. È andata bene. Sul serio, io non potevo niente. Se non c'eri tu che mi salvavi la vita all'inizio, ma poi, vabbè, come al solito fai molto bene gli armi d'assedio che io sono incapace di farle. Se n'era per tutti. Questi ci hanno... Questa particolarità dell'armeria alta che ti sconda dopo le armi d'assedio, sì, sì, è una sì. Cosa positiva. Poi tu il legno lo fai alla grande, quindi ci sta. Anche lui aveva fatto l'armeria alta, il russo nostro. L'armeria alta qual è esattamente? Fa un po' vedere. Questa. Mi sa non puoi segnarlo adesso. Non te lo posso segnare. Vabbè. Devo capire come fa l'edificio. Ah, questa qua giù. No, questa è l'università. Quale cazzo era? Non mi ricordo. Intorno ci stanno sempre le... Vabbè, le caserme delle armi d'assedio. Ah, questa. Sì, perfetto. Questa qua. Ah, già. Sì, scusami. Quello che... Nell'area di influenza, quello di cui parlavamo l'altra volta, perché tu le facevi staccate la scorsa volta. Ti ricordi? Sì, esatto. Ah, sì, allora, perfetto. Perfetto. No, questa è ottima. Quindi quando ti verrebbe un trabucco, te lo ricordi? Cioè, di base costano un bordello, tipo 400, 600, 500, non mi ricordo, 500, vabbè. Anzi, mi viene un trabucco 400 legno e 200 oro. Cioè, ci sta uno sconto del 20%. Sì. Okay. Risparmi lì, che ne so, penso 100 di legnami. Sì, no, vabbè, tanto. Vabbè, no, comunque avevamo... Un esercito della Madonna, perché loro si ostinavano a fare i cavalli, quello è stato il grosso errore, perché cazzo, se noi abbiamo tutti i picchieri e fucilieri, poi tu c'hai gli stralizi che sono davvero onnipotenti, cioè, cazzo fa. Io avevo 47 fucilieri e 22 picchieri. Comunque il russo ha giocato come gioco io, nel senso ha fatto subito la chiesa, l'armeria alta, ha preso le reliquie. È vero. Strano... Sì, ha fatto la stessa strategia tua, possiamo dire, a livello di luoghi storici. Ma perché storici? Io c'ho città così, con la campana e basta, e tutto del cavallo? Sono risbloccato? Cose... Sì, le cose che puoi personalizzare, guarda. Parte ecco! Guarda, mo te lo dico dove sta. Andando, vedo la sequenza temporale. Allora. Loro alla fine hanno avuto il tracollo. A un certo punto, a me dice che stavo primo, vabbè, non si sa come cavolo fa... a un certo punto siamo... Perché c'è avuto il tracollo così tanto, il giallo? Quando le risprendi tu? Sicuro.
Oppure, no, oppure l'attacco, no, mi sa il secondo attacco, che, il primo attacco che abbiamo fatto. Mi sa quando tu l'hai respinto è a tipo al minuto 25, una roba del genere. Sì, infatti si è abbassato. Eh sì. Cioè perché quello, ma mi avrebbero sconfitto lì, non c'avevo un esercito, io ho puntato la quarta età e mi sembravano calmi, infatti non ci dovevamo fidare. Troppo calmi, età. Io così ci ho vinto un po' di partite contro gli altri. Chi passava la quarta e attaccavo la terza. Stavolta mi stava capitando uguale, se ne stavi tu. Non l'ha mica attaccato a te. Sì, Cioè, so sento. tutte e due su di me, sì. Esatto, quindi tu potevi giostrartela meglio. È Sì. vero, è vero. Allora. Puntavano tutti a me, dopo erano cavoli. Ragazzi. Vabbè, l'economia mi sa che dopo ci hanno avuto. Già Dopo il non ha. primo Il attacco ci hanno avuto un break roll. giallo ne ha perso un sacco di unità. 286, santo cielo. Oh, cazzo, il cibo lo facevano sembra a palla. Legnano un po' di meno. E il giallo, cibo e oro, ha tutto. Ma parte il verde 46. È il verde era il francese, no? Quindi vabbè. Sì. Quello grande Cioè, classe. come risorse stavano molto bene. Vabbè, pure noi, però cioè io stavo, cioè, c'avevo un po' molte meno risorse rispetto a tutti gli altri. Esatto, io questo mi non mi perché tu fai quello che dice sempre Vuroi, tu ti concentri a fare una o massimo due unità diverse e quindi non potenzi. Io perché faccio picchieri, sviluppo tutto quanto la fanteria pesante perché lì è fortissimo come un impero, però faccio i fucilieri a palla che costano tanto, le bombarde e quindi a me loro va via come niente. E spesso, se soltanto alla fine, se la cosa si mette bene, ce la faccio. Se no, rimango senza niente. Cioè, 47.000, ma a me me ne erano rimasti 3.000. Cioè, tu con 24.000 fai tutta quella roba là, tra buchi, stralizzi. Sì, c'ho 4.008. Quindi io dovrei. Riserva. Io dovrei, sì, concentrarmi su poche unità. Però a volte, quando vedo che cosa sta facendo l'avversario, cambio idea e potenzio gli altri. Cioè, c'è poco da fare. Beh, quello stanno a produrre di qua a sinistra. Hanno ciucciato tutto. Hanno Ah, fatto un fammi sacco di vedere. carretti. Ma perché hanno mollato? Vabbè, perché dopo che per due o tre volte, Matteo, abbiamo Una bella botta resistito psicologica, a sì. tutti quei cavalli e noi siamo rimasti intatti, Matteo, veramente siamo rimasti Sì, intatti. infatti. Sì, con semplicità. E a me saranno morti 10 picchieri, forse, io non lo so, Sì, infatti mi ti scoraggia. i tuoi no, pure io, io pure stavo in Militare, vediamo un nervosito. po'. I tuoi mangani avranno fatto la Uccidi. strage, lì pure. Il russo loro ne ha uccisi parecchio. 286. No, 286 ne ha perse, ne ha ammazzati 248. Vabbè, però comunque sembra tantissimo. No, pure uccise, no? Uccise e Uccise perse. 248, sì, e perse 286. No, è tantissimo, sì. Però ecco, ne ha perse davvero tante, cavoli. Cioè, ne ha perse più di 100 più di me. Che io so quello che ne ha perso pure di più. Però Beh. guarda loro mi hanno raso al suolo. A te non ti hanno sfiorato. A me mi hanno raso al suolo 18 costruzioni. Io ne ho perso un bel po'. Allora, comunque, per modificare il centro città. Ti basta cliccare, adesso che torni sul menu, sul tuo profilo, dove c'è l'icona. Poi quando si apre la casella dove ci sono le partite, in alto a sinistra dove c'è il tuo profilo, sempre l'avatar, c'è la matitina dove modifica ritratto, c'è scritto. Ecco, aspetta, qua ho detto una cazzata, in realtà non è qui. Ah no, scusa, sulla destra, sempre di dove ci sono le partite, le ultime. C'è lo stendardo. Panoramica? Ah, sulla destra. C'è lo Ah, eccolo, lo stendardo. vedo, sì. Ecco sotto, quello sotto è. Quel coso lì Sì. sotto verrà messo al centro del tuo centro città. Io ho il Silvano. Ok. Metto il pupazzo. Tu che hai fatto la Spenda campagna, forse. passo. Tu che hai fatto la campagna avrai cose che io non ho. Ecco, infatti io ho il. No, spaventa passi, No, qual è? in realtà è tutto bloccato. Io Non c'è niente? no.
E allora le maestrie, queste le sblocca solo le maestrie allora. Ti devi concentrare a sbloccare varie cose. Vabbè. Uno standard ce lo metto. Io il cinghiale ce l'ho messo, mi piace troppo. Vabbè. Grazie ragazzi. Grazie Matte per la partita. Alla prossima. Bella, bella. Va bene. Grazie. Ciao. Ciao.